Oggi è un giorno importante per Colletorto perché si celebra una delle emozioni più forti legate all'inaugurazione della Torre Angioini. Ci troviamo nel borgo degli Angioini e credo che questa radice forte della nostra comunità oggi esalta nel modo migliore la nostra storia, la storia della nostra comunità, la storia del borgo Angioino, la storia di ogni famiglia, la storia nei secoli degli eventi più belli della realtà colletortese. È un momento di gioia e di festa, perché attraverso questo monumento passa la radice più forte della nostra comunità, una comunità nata come borgo nel 1276, appena dopo i fatti più salenti legati alla storia di Federico II, allorché poi gli Angioini diedero vita a un nuovo regno. Dobbiamo giungere al 1300 per vedere questo borgo fortificato con questa torre, per la precisione nel 1369, allorché appunto questa parte più elevata di Colletorto venne costruita la torre dalla regina Giovanna I d'Angiò. Siamo nel 1399, nel momento in cui il regno di Napoli doveva essere difeso dagli attacchi del re Luigi d'Ungheria, perché appunto Giovanna d'Angiò aveva avuto una vita infelice col suo fratello Andrea d'Ungheria. Bando storico medievale in onore dell'inaugurazione della torre Giovanna I d'Angiò. È da qui che parte la fortificazione del nostro territorio, un territorio a guardia della vallata del Fortore e che, come vediamo di rimpetto, a guardia non solo del Fortore ma a guardia dell'intera capitanata ai bordi dei confini della nostra regione. Credo che questa storia venga esaltata oggi nel modo migliore dal rifacimento e dal recupero di questo monumento magnifico che rappresenta un dato importante per la nostra cultura, non solo, ma anche un patrimonio d'arte che si può spendere a vantaggio del territorio per quanto riguarda percorsi possibili di valorizzazione. Io dico che sic transit gloria mundi, perché attraverso la gloria e la magnificenza di questo monumento passa anche la vita e il futuro della nostra realtà. Dico pure che la sua bellezza e il suo splendore dipende dai cittadini e dal rapporto che i cittadini hanno con i beni artistici, spesso non sempre buoni. Si ordina che in questa terra di Capitanata, nella estate de omne anno, cum dame et cavalieri, cum armigeri et bandiere, venga ricordato chi abet onorato la storia della Torre Angioina, torre di difesa e di vedetta, a guardia della vallata del Fortore. Io sono Gianfranco De Benedittis, insegno archeologia presso l'Università del Molise e ho curato lo studio storico-archeologico del monumento. Gli effetti di questo studio sono ben visibili, è un recupero che consente oggi di avere un monumento che è proiettabile sul piano turistico, perché facilmente è in grado di comunicare alla gente la storia. Il castello di Colletorto, non la torre ma il castello, è in effetti una parte della storia di questo paese. Ci sono due castelli, l'uno dentro l'altro, uno di epoca normanna e questo che noi vedete, che voi vedete, che è di epoca angioina. Due pagine di storia che però sono state oggi trasformate in maniera tale da essere recepite anche dalle persone più semplici. Il progetto di restauro, infatti, ha previsto che questo monumento non fosse solamente consolidato, ma fosse trasformato in un documento da comunicare alla gente. E proprio per questo sono previsti pannelli, è prevista una brochure, è previsto anche un filmato, un CD, anzi, lo posso farvi l'immagine della brochure in anteprima. Ecco.
questa, che contiene anche il CD che illustra la storia di questo castello. Vedete, il problema che noi abbiamo oggi è che molte volte si fa il restauro, ma non ci si rende conto che un monumento è innanzitutto uno strumento per fare turismo. Se non si fanno queste cose, ricerca storica parallela al restauro, e non si prevedono quegli elementi che possono aiutare il turista a capire il monumento, non abbiamo fatto niente. Abbiamo fatto solo un consolidamento per gente che non sa. Tant'è vero che oggi la stessa gente di Colletorto avrà, grazie a questo monumento, delle pagine di storia del proprio passato che potrà raccontare ai propri figli. Non a caso, e qui aggiungo e concludo, l'elemento finale di tutto questo percorso didattico che deve comunicare alla gente prevede anche una favola per i bambini, una favola che racconta anche a quelli più piccoli la storia del castello dei castelli di Colletorto. L'intervento sulla Torre Angioina di Colletorto ha avuto come elemento qualificante una lettura storica innanzitutto del monumento, una lettura stratigrafica ed una progettazione che ha sostanzialmente ricondotto la torre a quello che erano le sue fattezze architettoniche originarie. L'analisi filologica e storica del monumento ci ha condotti a una sua riproposizione, ricollocando i beccatelli nella loro forma e funzione originale. Questo intervento praticamente può essere considerato come uno dei primi nel Molise ad essere affrontato con questi presupposti e si colloca all'interno del panorama del patrimonio architettonico del Molise come un esempio da poter replicare anche in interventi analoghi. Il significato è soprattutto quello di fornire a chi avrà modo di visitare la torre un filone di intervento e una lettura che potrà aprire spiragli nuovi per la valorizzazione e soprattutto la rilettura del nostro patrimonio. Credo che la riapertura della nostra torre, la Torre Angioina, credo che rappresenti un valore aggiunto al nostro territorio e al nostro paese. È un monumento che oggi abbiamo riportato veramente alla luce quello che era la sua originalità. Credo che però il merito di tutto questo sia dovuto a un decreto che il ministro Di Pietro a suo tempo nel 2006 ci fece insieme al finanziamento della scuola, insieme al finanziamento del convento. Oggi dobbiamo ringraziare in modo particolare il presidente dell'Italia dei Valori e sicuramente con grande gratitudine stasera lo omaggeremo della sua presenza. Oggi è una giornata di soddisfazione per me e per il mio lavoro da ministro che ebbe a suo tempo a fare. In quel momento ricordo il dramma del post terremoto, il dramma della necessità di ricominciare, e anche qui a Colletorto, come in tante altre parti, ho cercato di fare il mio dovere con quelle poche risorse a disposizione che avevamo. Ed oggi vedere che ci sono dei risultati concreti dell'inaugurazione per me è un giorno di soddisfazione e di orgoglio. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato, collaborato, perché poi al di là dei colori politici l'importante è fare il bene della popolazione.